Papa Francesco è in Calabria in visita alla diocesi di Cassano allo Ionio per chiedere scusa ai fedeli per aver sottratto loro il vescovo Monsignor Nunzio Galantino per alcuni giorni della settimana, nominandolo a fine dicembre segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Ma in Calabria soprattutto per essere vicino ad una chiesa ed una terra colpita dalla violenza mafiosa anche in questi ultimi mesi, con l'assassinio del piccolo Cocò Campolongo di soli 3 anni, ricordato dal Papa nell'Angelus del 26 gennaio e segnata dalla morte di Don Lazzaro Longobardi, ucciso a marzo da un immigrato, uno dei tanti che stava aiutando. Per questo il programma della visita ha come prima tappa l'incontro di Papa Francesco con 200 detenuti del carcere di Castrovillari e poi l'arrivo nella città di Cassano allo Ionio con l'atterraggio in elicottero allo stadio comunale. Nella mattina di sabato è previsto quindi l'abbraccio di tenerezza del Papa ai malati e ai loro familiari dell'Hospice San Giuseppe Moscati, centro per le cure palliative. Papa Francesco attraversa poi la città in auto e raggiunge la cattedrale, dove incontra i sacerdoti della diocesi. Si sposta quindi nel seminario diocesano Giovanni Paolo I e nel refettorio offre il pranzo a poveri assistiti dalla Caritas di Cassano e ai giovani della comunità terapeutica Saman. Dopo una sosta di riposo nel seminario, dove alloggia anche il vescovo, nel primo pomeriggio il Papa raggiunge in auto Casa Serena per incontrare gli anziani che ci vivono. Con noi il vescovo Nunzio Galantino. Se si passano in rassegna le tappe, si vede che c'è un filo rosso che unisce, cioè è la marginalità. E la marginalità. Ecco, quando dico marginalità dico anche l'incontro che fa con i sacerdoti, perché è importante capire come in questo momento i sacerdoti sono un po' la fascia di persone sulle quali spesso si scaricano un po' tante tensioni, si scaricano un po' troppe richieste, ed allora molte volte abbiamo sacerdoti che possono essere anche stanchi, possono essere anche affaticati, possono essere anche scoraggiati, ed allora è bello che il Santo Padre li incontri, soprattutto, prima di tutto come ha fatto con noi vescovi, no? Li incontri soprattutto per incoraggiarli e per invitarli ad osare più Vangelo, ad osare più carità, ad osare più intraprendenza pastorale. Da Casa Serena Papa Francesco riparte in auto per Marina di Sibari, che ospita la Santa Messa nella spianata dell'area Ex in Sud. È l'ultima tappa della visita, alla quale partecipano circa 100.000 fedeli, anche dalle diocesi e regioni vicine. Una celebrazione alla quale la Chiesa diocesana si è preparata con la missione Chiediamoci Scusa. Se il Papa chiede scusa a noi, lo fa con tanta delicatezza, bisogna che noi ci rendiamo conto che esistono situazioni nelle quali è necessario che noi chiediamo scusa, per cui abbiamo un po' identificato quelli che sono i luoghi, le persone, le situazioni nelle quali come Chiesa dovremmo essere un poco più presenti, per cui abbiamo detto chiediamo scusa ai poveri per averli tante volte lasciati per strada, chiediamo scusa ai nostri giovani perché molte volte non sosteniamo le loro speranze per costruire il loro futuro, chiediamo scusa ai nostri ragazzi perché tante volte non riusciamo, abdichiamo alla loro formazione, soprattutto quando questa ci costa più fatica. Chiediamo scusa ai non credenti se molte volte il nostro modo di vivere l'esperienza religiosa finisce per non tenerli presenti e per vivere un'esperienza religiosa autoreferenziale, incapace di costituire anche per loro una domanda, una provocazione. E chiediamo scusa anche al territorio, perché lo sappiamo tutti, tutto il territorio italiano, ma quello calabrese ha dei deficit particolari, perché è una terra bellissima, una terra di grandi potenzialità, per una terra anche sfregiata dall'egoismo, sfregiata dalla voglia di accaparramento. Per la rinascita della Calabria, nella sua visita del 9 ottobre 2011 alla Lamezia Terme, Benedetto XVI aveva indicato l'esperienza delle scuole di dottrina sociale per far crescere una nuova generazione di uomini e donne capaci di promuovere non tanto interessi di parte, ma il bene comune. C'è la politica che ha bisogno di essere un po' recuperata ad un atteggiamento di maggiore servizio nei confronti della popolazione, nei confronti del territorio. Accanto alle scuole di formazione politica bisogna anche istituire scuole di recupero, di coscienza politica, di consapevolezza che certi comportamenti, soprattutto quando vengono messi in atto dai politici, sono di grande scandalo, sicuramente non favoriscono la progettualità nei giovani, negli adulti e scoraggiano.